terzezza, diciamo, minima dimensione, anzipara, una lunga lezione, sull'argomento, sul suo migrare, e anche questo penso che sarà forse particolarmente interessante per gli studenti, anche con interessi più letterari che linguistici, che conoscono questo importante documento, e tutta la problematica annosa sulla sua autenticità o meno, cosa che ovviamente a noi ci interessa soprattutto portare dei fatti linguistici e il resto della polemica anche più, diciamo, patriottica non interessa. Come abbiamo anche nelle conversazioni, credo che già nella prima lezione abbiamo visto quelle sulle lettere di Cortese di Betulla, è stato molto importante vedere come un praticamente visto come uno studio condotto così con estrema competenza ma anche serietà e onestà intellettuale permette di arrivare a delle, diciamo, scoperte, per esempio il ruolo della donna, il fatto che la donna, il fatto di una maggiore diffusione delle scritture di quanto si pensasse addirittura tra le donne e non di quanto si pensasse nella Russia del tempo e addirittura tra le donne, perché no? Quella è una lettera speciale, quella di Costiata, forse scritta da uno scrivano professionista, ma ci sono tante altre evidentemente scritte proprio direttamente da figure femminili. E poi anche quell'importante discorso che ha fatto sulla stratificazione, su come insomma sì, sono venuti a creare le varie russo, il grande russo e il grande russo, il bielorusso e l'ucraino in base a queste considerazioni linguistiche, porta anche questa una novità e va contro, diciamo, teorie diverse di stampo nazionalistico che oggi si diffondono così perché è il momento, no? Ma senza fondamento. Anche ieri la storia dei critici ci ha fatto vedere bene una cosa che su cui già si parla molto, ma ieri è stato proprio, a me ha colpito moltissimo vedere come perlomeno per quanto riguarda Sia, questo critico speciale, quanto davvero per l'usare ecclesiastico sia importante, si senta l'uso del greco, ecco, quanto sia stato influenzato dal greco e quanto non sia, si distacchi, diciamo, quando si distacchi dallo slavo comune in questo senso di avere avuto questo forte modello greco. Mentre, per esempio, Regge su Corteccia di Betulla o altri documenti di dello stesso tipo, cioè non libreschi, mostrano proprio allo stato puro lo slavo comune. Anche questa è stata un'altra cosa molto importante, diciamo, a cui si arriva con uno studio di questo tipo. E adesso vedremo appunto sullo slavo, che è particolarmente una materia particolarmente, la più originale solo praticamente intrigante, diciamo, e battuta e studiata. Volevo cosa ci avrà da dirci, e questa voglio far vedere, questa è l'ultimo, la seconda edizione uscita nel 2007, l'anno scorso, del appunto Slovo a Bonicolive, cioè tanto della scheda Dig, Sgliar linguista, cioè sguardo, punto di vista di un linguista. È uscita 2 anni prima, se non sbaglio, un'altra edizione, o 3, questa è la seconda edizione, è tutta, ecco. E allora vam slovo, passiamo. Si tratterà di un'opera che occupa un posto molto particolare nella storia della letteratura russa. Slovo a polku igrivi, le traduzioni possibili in italiano sono diverse, traducono come detto della campagna di Igor o cantare della campagna di Igor. La traduzione molto ben conosciuta di Saronne è semplicemente cantare di Igor, ma infatti certo è un'opera ben conosciuta, ma sempre con un grande problema della sua origine. Il problema è che non siamo sicuri che fosse un'opera realmente antica. Brevemente la storia, il cantare racconta
la storia di una piccola campagna di un piccolo principe dell'Ucraina moderna, dunque della Russia antica meridionale, descritta nelle cronache di 1185, quando questo principe che si chiamava Igor ha intrapreso una campagna contro i Cumani. Una campagna infelice, con una sconfitta, dopo la quale è stato fatto prigioniere. Questa è la storia di questa battaglia infelice della sua fuga dopo verso la patria. Il testo era stato pubblicato in 1800 dal conte Musin Pushkin, gran collezionista di antichi manoscritti. Quasi immediatamente, comunque, sono sorti i dubbi in quanto all'origine di questo testo. Sono apparsi i scettici che non hanno creduto che sia un testo antico, ma che fosse era un falso fabbricato da una persona di questo tempo, cioè della fine del Settecento. E queste due linee, d'altra parte, questa era sempre una minorità, ma comunque questa minorità esisteva. La maggioranza del pubblico russo comunque ha accettato quest'opera con grande entusiasmo. Ho acquistato una certa gloria, eccetera. Ma anche dai tempi di Pushkin esistevano già discussioni che riguardavano appunto questo problema. E appunto Alexander Pushkin era della parte di coloro che sostenevano l'autenticità. Pushkin dichiarava che lui come poeta dichiara e conferma che le qualità poetiche di quest'opera mostrano la sua autenticità. Se volete, era uno dei bei argomenti per l'autenticità, questa testimonianza di una persona così grande che Pushkin, ma come molti altri argomenti si potevano trovare anche qualche contrargomento, cioè perché questa discussione dura praticamente due secoli e non è finita forse. Per esempio questo bellissimo argomento della sentenza di Pushkin è ripostata per il fatto che lo stesso Pushkin si è sbagliato sulla mistificazione di Prosper Mérimée, che ha inventato lui stesso le canzoni degli slavi d'Occidente che Pushkin aveva preso per originale. Ecco dunque un esempio di questa lotta di argomenti pro e contro, moltissime infatti. Questo è un dei bei, dei meglio conosciuti. Certo, i nostri tempi la verificazione, il controllo sarebbe fatto sul manoscritto, sulla carta, sull'inchiostro, eccetera, ma per complicare la storia, in 1812, durante l'invasione napoleonica e il grande incendio di Mosca,
che seguiva questa occupazione, il manoscritto, il manoscritto è il più probabilmente perso nell'incendio. Dico il più probabilmente perché le testimonianze sono non molto chiare, a dar anche una possibilità ai scettici di credere che forse, o da una parte una speranza che forse il testo si trova comunque qualche parte, una speranza che non si è confermata durante due secoli che hanno seguito, fortunatamente, e d'altra parte un'idea che è tutto era un'invenzione di Musin Pushkin e che questo testo non esisteva mai. Ma ancora una volta questa contrapposizione di opinioni. È vero che l'atmosfera generale intorno a questo monumento era un po' misteriosa, che dava molti argomenti ai scettici. Per esempio, Musin Pushkin non voleva rispondere chiaramente da dove ha preso questo, da dove ha comprato forse questo manoscritto. Dava qualche nota un po' vaga e forse un po' falsa. Ma anche per questo argomento esiste un controargomento, che lui forse non voleva dare, indicare la fonte vera di da dove ha preso questo manoscritto, perché c'era qualche dettaglio un po' incomodo per lui dal punto di vista giuridico e finanziario. Dunque tutto questo ci mostra un po' la forma degli argomenti in lotta. Questi argomenti tradizionali sono praticamente tutti dello stesso tipo: danno una certa probabilità oppure dell'autenticità oppure della falsità, ma mai una prova decisiva, perché per esempio la sentenza di Pushkin può parlare qualcosa di molto importante, ma comunque non decisivo neanche questo. Dunque, sfortunatamente, ma molto in una maniera abbastanza comprensibile, questa discussione era anche complicata dal fatto che tutto questo non era capito come un problema puramente scientifico, ma come un problema politico importante per i sentimenti nazionali, nazionalisti, eccetera, cioè perché in grande parte ciò che si scriveva su questo testo era dettato non dalla vera ricerca della verità, ma piuttosto da una volontà di seguire la linea ideologica precisa, la linea detta patriottica, per dichiarare questo come un tesoro dell'antica Russia e il contrario per i cosiddetti scettici. Negli anni 50 dell'Ottocento è stato fatto una scoperta importante per questa discussione. Si scoprì un testo che si chiama Zadonshchina, che è un'opera di stile eroico, descrivendo la battaglia di Kulikovo di 1380.
che contiene molte coincidenze con il testo del Cantare di Igor, coincidenze tanto precise che non c'è nessun dubbio che queste due opere sono collegate. È assolutamente impossibile immaginare l'apparizione di queste frasi coincidenti in una maniera indipendente. Al primo momento era considerato questo come una prova definitiva dell'autenticità, perché dunque vediamo che Zadonscena, che era scritta nel 400, prendeva qualche frase, qualche passo del testo precedente, ma qualche decina di anni dopo comunque la discussione si è ripresa, perché un'idea era stata proposta che il prestito andava in una direzione opposta, che appunto la Zadonscena era l'originale per il falsificatore del Settecento che ha trasformato questo testo di Zadonscena nel cantare che noi conosciamo, cantare di Igor che noi conosciamo. In Novecento l'autore principale che sosteneva l'idea della falsità di quest'opera era André Mazon, il slavista francese che ha fatto un libro degli anni 40, 940, su questa falsità. Il suo grande oppositore era Roman Jakobson, che ha risposto qualche anno dopo in un grande articolo criticando le posizioni e le tesi di Mazon. Ma la situazione di una discussione continuava. Più tardi, negli anni 60, appare un'esagerazione, ma è scritto, diciamo, ma non appare. Un libro dello storico russo Alexander Zimin, ma tanto che era fatto nell'Unione Sovietica, la situazione si è formata in una maniera molto tipica di quest'epoca, perché nell'Unione Sovietica il lato ideologico di questa discussione era fortissimo, acutissimo, può dire, era considerato praticamente come un dogma ideologico il fatto che sia un'opera autentica, è quasi come una diversione ideologica l'idea di guardare questo come un falso. Dunque Zimin, che sosteneva appunto come Mazon l'idea del falsificato, non ha potuto pubblicare il suo lavoro. Era in 1963. Infatti, se si vuole una pubblicazione, si è fatta una pubblicazione quasi, non direi clandestina, ma comunque quasi soppressa inizialmente. Dunque hanno pubblicato questo in una forma molto povera, in 199 copie, tutte conservate nelle sezioni di KGB. Dunque assolutamente inaccessibile al pubblico. Si era organizzata una cosiddetta discussione
dove hanno partecipato molti storici, molti altri personaggi, e che a ognuno di questi partecipanti una copia era data per qualche giorno con l'obbligazione di ritornarla sempre in questo Spetschran. Dunque, no, diciamo, sì, fortunatamente c'erano comunque certe non numerose persone che hanno osato di non ritornare il testo, e così io ho avuto la possibilità di utilizzare il testo, il libro di professore Janin, che lui era tra coloro che non hanno tornato il libro. Così oggi possiamo leggere, perché 26 anni dopo la morte di Zimin, comunque il testo è pubblicato in 2006, ma all'epoca era così. La discussione era per organizzare uno sfacelo, per così dire, una distruzione ideologica completa di quest'idea impensabile di una falsità di un'opera così sacro, o così sacra, così preziosissima, eccetera, eccetera. E dunque tutto ciò che il pubblico poteva leggere era una pubblicazione in una rivista piuttosto di ciò che era detto durante questa discussione contro Zimin. Ecco dunque, devo sottolineare che abbastanza chiaramente tutta questa storia scandalosa ha molto contribuito a ciò che tra l'intelligenza russa l'idea di una certa falsità di questo testo era stabilito molto, molto fortemente, perché se il governo insiste tanto sull'autenticità, dunque la verità il più probabilmente è al punto contrario. Una situazione che esiste anche in questo momento, continua in una parte almeno. Era normale per gli intellettuali opposti spiritualmente, per così dire, ai dogmi ufficiali, di credere che questo è sicuramente un falso. Ma si vede come il problema può essere defigurato se considerazioni di quest'ordine entrano in gioco. L'ultimo per il tempo era il grande libro dello storico americano Keenan sull'origine di questo cantare di Igor, sostenendo ancora una volta praticamente senza rapportarsi ai lavori precedenti, ma sostenendo sempre quest'idea della falsità. È una cosa particolare, e certo un po' sospetta, che ogni sostenitore della falsità di quest'opera
propone certo almeno un'ipotesi dell'autore probabile appartenente alla fine del Settecento. E la particolarità della quale parlo è ciò che ogni nuovo sostenitore di quest'idea propone un nuovo candidato. Dunque esiste già una decina di persone sospettate di essere autori. Per esempio, il grande scrittore Karamzin è tra queste persone. Un personaggio ecclesiastico, Iuil Bukowski, questo è il candidato di Zimin, il conte Musin Pushkin lui stesso, uno dei candidati di Mason, e infine per il libro di Keenan, il candidato è un po' esotico, non è un russo, è un ceco, Josef Dobrovsky, un grande linguista ceco di quest'epoca, che chi aveva veramente visitato la Russia durante qualche mese più o meno in questo periodo. Allora, la situazione dunque in questa discussione è molto complicata. Complicata non solo dalle oscurità delle circostanze, ma anche di questa pressione ideologica da una parte e dall'altra parte. Come ho detto, la grande maggioranza degli argomenti presentati sono gli argomenti di probabilità. Per esempio, uno di questi argomenti ben conosciuti è ciò che la falsità il testo del cantare di Igor menziona la città di Tmutarakan, una città al sud di Russia moderna, sul Mare Nero, che interessava molto la Russia appunto della fine del Settecento, perché la politica imperiale di Caterina la Grande aveva come uno degli scopi importanti di russificare, per così dire, tutte queste regioni, di provare la sua russità a partire dall'inizio. Dunque, politicamente, l'apparizione dei cantari di Igor in quest'epoca è molto sospetta, perché coincide molto bene con questi interessi imperiali. Ancora una volta, probabile, molto probabile, ma certo non è una prova. Per esempio, se nel cantare di Igor questa città di Tmutarakan è menzionata 4 volte, ebbene, è già un fatto sospetto, ma nella cronaca laurenziana, che è certamente un testo originale, non c'è nessun dubbio, ci sono 4 volte più queste menzioni di Tmutarakan. Dunque, anche sicuro che l'argomento di quest'ordine ci dà una probabilità, non ci dà una prova decisiva. Ma la stessa cosa anche per i documenti, per gli argomenti del lato opposto, cioè vuol dire argomenti per l'autenticità. Per esempio, uno di questi argomenti tradizionali per l'autenticità è il fatto che nel testo del cantare di Igor sono menzionate divinità pagane che
mostrano dunque, quest'idea, l'antichità della sua formazione. Ma il controargomento molto semplice è che il falsificatore poteva ben sapere questo effetto, bene capire che questo effetto sarebbe molto utile per lui e utilizzare tutte le sue conoscenze tirate di diverse fonti sulle divinità pagane per inserirle in questo testo. Dunque, ancora una volta, una probabilità, ma non una prova decisiva. E così praticamente per tutta la grande discussione storico-letteraria. Dal punto di vista letterario, d'una parte abbiamo sentenze come questa di Pushkin, che questo è un grande lavoro poetico, d'altra parte, per esempio, Mason dichiarava che questo è un testo in francese mediocre e incoerente. Mediocre e incoerente. Così dunque non è per lodare molto la precisione degli studi letterari questo fatto di una possibilità di dire queste due cose sullo stesso testo, ma era così. Dunque ancora una volta questi apprezzi puramente letterari appaiono abbastanza spesso soggettivi. Che fare in questa situazione? Rimanere sempre nel dominio delle supposizioni? Credo che il solo fondamento più stabile, non dico che assolutamente definitivo, ma comunque molto più stabile che queste idee ipotetiche storico-letterarie, è il fondamento linguistico. Dunque l'analisi della lingua di questo testo si può sperare, può dare qualche argomento più solido e meno soggettivo. Allora, è vero che anche nella sfera di linguistica c'erano molti tentativi di trovare qualcosa che proverebbe oppure d'una parte la chiara falsità oppure la chiara autenticità. Si cercavano nella gran parte le parole, per esempio si sperava sempre di trovare per esempio una parola diciamo come soldat o terrassa o qualcosa, dunque una parola certamente non vecchia, apparsa nella lingua russa in uno dei secoli seguenti. E questo mostrerebbe la non autenticità. D'altra parte si sperava di trovare una parola per la quale si potrebbe essere dimostrato che non si usava mai dopo, diciamo, il 200. Ma si deve dire che durante due secoli di ricerche in questa direzione nessuna parola, né per l'una né per l'altra idea che possedesse queste caratteristiche era trovata. Si è indicato più volte come un argomento per la falsità il fatto che in questo testo si trova un certo numero di parole che non si ritrovano mai altrove.
nessun altro documento antico russo. Una decina forse di parole di questo, forse anche un po' più di questo tipo. Ma troverete molti articoli dove appunto questo argomento è dato come un argomento il più forte e più decisivo. Ma infatti oggi sappiamo che sfortunatamente questo non è argomento che veramente vale molto. Soprattutto dopo la scoperta delle cortecce di Betul, si vede quante incomplete sono le nostre conoscenze del lessico antico russo, perché quasi ogni anno troviamo un certo numero di parole che non sono presenti in nessun altro testo, ma che sono comunque certamente originali, tanto che sono trovate su cortecce di Betul. Anche un esempio era già nella prima lezione, la parola iskupnik hapax legomenon, una volta in tutta la storia della lingua russa, appunto nel testo che abbiamo letto. È un esempio, io ho fatto tutto l'elenco di parole assenti in tutte le altre fonti, o forse rarissime, diciamo una volta in qualche documento più tardo, eccetera, e ci dà un numero quasi 300 unità lessicali di questo tipo. 300. E d'altra parte, anche se analizziamo un testo non tanto originale come le cortecce di Betul, ma anche dei testi tradizionali, praticamente in ogni testo qualche parola è tale da non si rincontrare in altri testi. Anche se prendete un dizionario antico russo con indicazioni delle frequenze di parole, moltissimi sono i casi dove questa frequenza è uno, una volta. E dunque questa parola è già è una citazione da un testo, testi diversi può essere. Dunque, praticamente, infatti, solo un testo molto piccolo e molto banale per il contenuto è composto delle parole che tutti si trovano altrove. Un testo un po' meno banale, un po' più originale, contiene sempre qualcosa che non è presente negli altri manoscritti. Dunque quest'idea che noi sappiamo già tutto il lessico antico russo che era sottinteso, per così dire, nell'argomento, ecco, abbiamo una parola non che non è attestata, dunque un falso. Questa idea è certamente impossibilmente esagerata. Questo mondo che si è scoperto attraverso le cortecce di Betul mostra che la letteratura tradizionale antico russo ci dà una grande quantità, è vero, ma assolutamente non 100% del lessico antico. Dunque questo è un argomento molto frequente, ma infatti non decisivo neanche anche che sia linguistico. E infatti, dunque, si può credere che non è la via dello studio del lessico che ci darà forse le possibilità di vedere più profondamente, che sono le caratteristiche più profonde della lingua che sono più difficili
essere imitati o falsificati. E dunque parlerò appunto di queste caratteristiche più generali e più strutturali. Dunque fonetica, morfologia, sintassi di questi testi. Ebbene, dapprima possiamo constatare certe particolarità, la presenza o l'assenza di certe particolarità grammaticali in questo testo del Cantare di Igor. Possiamo per compararli agli altri manoscritti fare una classificazione approssimativa dei documenti russi tra l'undicesimo e diciamo il sedicesimo secoli. Infatti, dunque, avremo da una parte ciò che possiamo dire opere antiche originali, ciò vuol dire fatte nella prima parte di questo periodo e conservate nell'originale, come per esempio le Cortecce su Betulla, o come un certo numero di manoscritti appunto di questi secoli. D'altra parte, e dunque in originale, d'altra parte, documenti di stesso tipo e di stessa origine, ciò vuol dire composte negli secoli undicesimo, quattordicesimo, ma di cui noi abbiamo soltanto le copie diciamo di quindicesimo, sedicesimo secolo, dunque quindicesimo, sedicesimo secoli. E infatti la terza parte, i testi composti nei secoli seguenti. Allora, posso tirare l'esempio di questo testo, sono il corpus delle Cortecce di Betulli di questi secoli, anche qualche antico testo conservato in originale. Le copie di questo tipo, per esempio le cronache, che diciamo la cronaca ipaziana è appunto la cronaca di Kiev che contiene la storia di Igor, tra le altre cose, che è iscritta ovviamente all'epoca di questi avvenimenti, dunque il XII secolo, ma in una copia del XV secolo. Ecco l'esempio. E molti altri esempi, perché la maggioranza dei testi tradotti in russo in questo periodo si conservano solo in queste copie. Dunque questo tipo è molto numeroso. E infatti i testi più tardi, come le cronache di queste diverse cronache di questi secoli, e diciamo il viaggio di Afanasij Nikitin del XV secolo, eccetera, eccetera. Dunque ogni parte di questa tripartizione è presente in moltissime manoscritti reali. E dopo faremo schematicamente un elenco di certi tratti grammaticali o fonetici. Certo non lo farò in completo qui, sarebbe assolutamente impossibile nel corso di una breve lezione, ma si vede il principio. Diciamo, per esempio, la presenza o l'assenza del duale regolare. Ebbene, il duale regolare è assolutamente... dunque, mettiamo, diciamo, duale corretto.
E così presenza. Anche si può conservare forse in una forma non troppo corretta in queste copie, perché le copie già fanno molti errori per l'uso di duale, ma qui non c'è. Dunque, d'altra parte, per esempio, la condotta delle vocali ridotte, la situazione con le vocali ridotte, dunque ier e ieri. Ebbene, diciamo conservazione di questa, certo che saranno presenti qui, ma non saranno presenti dopo, perché la copia di un testo antico dove anche se conteneva tutte le vocali ridotte non le contiene più se è un copia del, cioè, al contrario, diciamo, vocali ridotte non conservate, cadute queste vocali, questo avremo un'immagine di tipo così. E la stessa, ebbene, è la stessa cosa. Per esempio, aoristo e imperfetto usate correttamente. Ancora una volta abbiamo qua. Dopo non c'è. Dunque, così, se abbiamo un documento con un'appartenenza sconosciuta, possiamo guardare come che è la situazione con il duale, che è la situazione con vocali ridotti, con aoristo imperfetto, eccetera, eccetera. L'elenco può essere abbastanza lungo, può avere per esempio 50 punti, e con questo vedrete con quale di tre colonne, di queste tre colonne, la situazione coincide. Dunque, certo, non vi darò l'elenco di 50 righe, ma vi dico il risultato di questo controllo, che è un controllo assolutamente obiettivo, senza alcuna idea, solo a quale gruppo di questi tre gruppi il testo che ci interessa e di cui la data è sconosciuta è il più simile. La risposta è chiarissima: il cantare di Igor appartiene a questa colonna, con moltissime, dunque praticamente tutto. È una cosa interessante che non ci sono molti effetti che sono presenti solo in questa colonna, normalmente oppure in questa e in prima o in questa e in terza. È vero che anche esiste un punto dove comunque eccezionale, dove solo la colonna va bene, no, è presente ma è troppo lungo di spiegarlo, dunque lasciamo. Allora, tutto questo vuol dire che obiettivamente il testo di Cantare di Igor, per le sue caratteristiche linguistiche, appartiene al secondo gruppo di questa classificazione, al gruppo composto dai testi, i cui originali appartengono all'epoca antica e copiate nell'epoca del XV o XVI secolo. Si può sembrare che tutto è risolto. Dunque, ecco la prova che questo è il testo di questo gruppo. Ma no,
Questo non è ancora la fine della ricerca, solo la constatazione che obiettivamente questo testo linguisticamente appartiene a tutte le caratteristiche aspettate per il secondo gruppo. Quali sono le possibilità dell'origine di questa situazione? La prima possibilità è che questo è il testo composto, ciò vuol dire la prima possibilità, semplicemente a dire brevemente, è che questa è la verità, che questa è la vera situazione, che queste caratteristiche sono una conseguenza molto naturale di fatto che realmente il testo era composto, in uno di questi secoli, dopo copiato come sempre preteso, perché devo dire che anche Musin Pushkin dichiarava che il testo non era il testo in scrittura antica, ma che il testo era una copia di qualche... esitavo un pochino tra... 300, 400 e 500, ma comunque di questi secoli. Dunque la prima possibilità è la possibilità semplice che tutte queste caratteristiche ci danno, appartengono a un vero documento di quest'ordine. Aggiungere ancora, prima di passare alla seconda possibilità, di aggiungere qualcosa. Dunque, queste sono le caratteristiche puramente grammaticali, le forme verbali, la situazione con le vocali ridotte, eccetera, eccetera. Ma esiste anche un altro aspetto, dialettologico. Ciò che nel testo del cantare di Igor sono chiaramente presenti i fatti che le forme di parole, qualche forma fonetica che nei testi certamente originali si riscontrano solo se questi testi sono copiati nella parte nord-ovest di Russia, nella parte Novgorod-Pskov. Per esempio il famoso Zocconie, che anche questo era presente negli esempi su corteccia, ciò vuol dire la confusione di ce e ce. Questa confusione di ce e ce, c'è una mezza dozzina di esempi nel cantare di Igor. Questo è un esempio, ma l'elenco completo ci dà una ventina di tratti dialettologici di questo tipo. Dunque, il primo fatto è che questo testo, per le sue qualità grammaticali, appartiene al secondo gruppo della classificazione. Il secondo fatto che non solo al secondo gruppo della classificazione per la data, ma anche per la posizione dialettologica, appartiene al lavoro degli scrivani o dei copisti di nord-ovest di Russia. Dunque, la prima possibilità, la possibilità di una semplice verità, e che tutti questi tratti linguistici si spiegano dal fatto che questo è veramente un testo antico, copiato nei secoli XV o XVI da un copista di Nord-Ovest. Ripeto ancora una volta, forse è la fine della ricerca? No, perché un'altra possibilità, una possibilità da studiare e molto più difficile da analizzare, è che tutto questo è ottenuto da un falsificatore abilissimo. Perché
Io, per esempio, posso descrivere tutte queste caratteristiche, perché non supporre che una persona del fine Settecento possedeva le stesse conoscenze e le ha utilizzate per esattamente farci credere che questo è un testo, eccetera. Non ripeterò tutta la formula, che, dunque di produrre l'impressione di un testo linguistico così composto, con questa preistoria cronologica, con questa trasformazione sotto la penna di un copista di Nord-Ovest, e che ci dà l'immagine che abbiamo. E non è ancora tutto. Il terzo terzo fatto molto, molto fino, io direi, in questa linea, è ciò che, anche con questo, con le particolarità di questo secondo tipo di manoscritti, con le particolarità dialettali di Nord-Ovest di cui ho parlato, è presente ancora un fatto che nel testo di Igor ci sono alcuni errori. Errori a volte una lettera invece di un'altra, una desinenza invece di un'altra. Nell'inizio stesso di questo testo abbiamo questo piccola frase: «Naživaja struni nakladaša». Struni che... Corde, sì. Sulle corde vive, supponeva le sue dita, sulle corde vive. Ecco dunque, qui, questo A pone un problema linguistico, per i non linguisti pare che è un dettaglio, neanche una cosa così piccola, una lettera, ma comunque questa lettera, come noi filologi lo sappiamo bene, può essere importantissima, perché la forma corretta, da tutti i punti di vista delle regole di tutte le epoche, sarebbe una «naživaja struni». Perché questa non è una forma corretta per il accusativo, femminile, che in questo caso. Ma è presente nel testo di Kant. È un esempio, perché infatti c'è una serie di questo tipo di errori. Non molti, infatti gli errori non sono tanto frequenti in questo testo, ma ci sono. Certo, la prima idea superficiale sarebbe, ma certo, un scrittore che non era un falsificatore, che era una persona del tempo moderno, non sapeva bene, certo poteva fare un errore in una desinenza morfologica. Forse. Perché no? Certo, un errore può essere di tutto ordine, ma se facciamo tutto l'elenco di questi errori, non lo faccio certo perché non abbiamo il tempo per questo, solo dico che questi errori saranno quasi 10 tipi diversi. Eppure, dunque, l'idea può essere che questo è un errore di una persona che non è abbastanza preparata per fare l'imitazione di un antico testo. Ma guardate, il fatto è importantissimo. Tutti gli errori di questo elenco, tutti, senza la minima eccezione, trovano esempi assolutamente uguali nei testi del XV-XVI secolo, nei manoscritti originali. Non sono errori, per esempio, non sono frequenti, sono rari,
Ma comunque tutti questi errori sono errori caratteristici per quest'epoca. E questo dunque aggiunge all'immagine di questa persona veramente ingenuissima, che non solo aveva potuto imitare tutte le particolarità di questo tipo, non solo potevo aggiungere le tratti caratteristici fonetici di nord-ovest, tra parentesi a dire, noi conosciamo questi tratti solo a partire delle ricerche del XX secolo e neanche oggi non completamente, ma lui conosceva già bene e per questo ha voluto essere così simile a un vero testo da mettere coscientemente un certo numero di sbagli, di errori del tipo che aveva osservato nei testi originali. Mai un errore così individuale da lui stesso, ma gli errori veri di vero tipo. Tutto questo ci dà l'immagine delle difficoltà che doveva superare la nostra persona supposta che aveva fatto tutto questo. Come poteva fare? Ebbene, dunque, questa seconda possibilità è appunto la possibilità di studiare se era possibile o no di fare un risultato così ingegnoso. È il contenuto principale del problema. È vero che praticamente tutti i partecipanti di questa discussione non avevano mai pensato alla complessità, all'insieme della complessità di questi problemi. Pensavano normalmente alle somiglianze puramente letterarie, gli esempi dato. Dunque, qui un livello di difficoltà è assolutamente incomparabile. Come mai una persona della fine del Settecento potrebbe fare questo? Due vie sono immaginabili. Una via, imitazione intuitiva, senza nessun apparato linguistico, non la via che io vi espongo con tutte queste idee di aoristo, imperfetto, vocali ridotte, caduta delle vocali ridotte, perché tutto questo sono formule della linguistica storica di un periodo molto più tardo. Non dimenticare che siamo alla fine del Settecento, non c'è ancora Bob, non c'è ancora Rask, non c'è nessuna idea della futura linguistica storica. Dunque questa persona, se era anche un buonissimo linguista, era un predecessore di tutta la scienza linguistica. Dunque dobbiamo pensare a una possibilità discussa da molti, che no, voi linguisti esagerate la necessità di vostre conoscenze. Una persona può possedere una lingua perfettamente senza nessuna conoscenza linguistica, se ha un talento corrispondente, parlerà, scriverà, eccetera, eccetera, idealmente non sapendo neanche che cosa è un caso, un tempo, un modo, eccetera. È vero, infatti è vero, la maggioranza dell'umanità parla così, possiede le sue lingue senza la conoscenza di tutte le nostre teorie e formule linguistiche. Dunque dobbiamo analizzare seriamente anche la possibilità che questa era una persona
che non, non agiva come noi analizziamo, noi linguisti analizziamo oggi, ma che aveva letto molti manoscritti antichi, amava leggerli, accumulava una certa conoscenza di tutte queste nozioni e aveva un buonissimo talento di imitazione, dunque era un buon imitatore. Gli imitatori esistono, è vero, lo sappiamo, una persona può imitare un'altra, un attore per esempio, tanto da far piacere a tutti coloro che sentono la sua imitazione, eccetera. Sappiamo che questo non è escluso, ma comunque questa idea era formulata abbastanza spesso, che tutte queste ragioni linguistiche possono essere, anche che sono tanto interessanti, ma possono essere messe a parte perché un uomo poteva così funzionare sua sponte intuitivamente, cioè tutto. Vediamo ancora che cosa dovrebbe fare questo imitatore. La prima idea è che aveva copiato per la forma linguistica un testo che conosceva bene, e tanto che tra tutti i testi, tutti i manoscritti reali antico-russi che conosciamo, è la cronaca ipaziana che è il più vicina per le sue caratteristiche linguistiche al slovo polku. E vi ho detto che appartiene appunto a questo secondo tipo, la cronaca ipaziana, compreso la parte appunto del XII secolo e la campagna di Igor, e riscritta nel XV secolo, dunque coincide, è una cosa normale. Ci sono anche molte altre coincidenze molto più particolari, particolari tra la cronaca ipoziana e il cantare di Igor, coincidenze e corrispondenze linguistiche. Ma comunque, l'analisi più completa ci mostra che, è facile o no di immaginare questa imitazione intuitiva della cronaca ipaziana? Abbastanza difficile, non dico escluso, perché anche dirò più generalmente, se la persona in questione, questo falsificatore supposto, era un genio, in questo caso cesso di lottare, io dico un genio può tutto. E con questo, dunque, posso dire immediatamente, se era un genio, possiamo pensare che un genio può fare assolutamente tutto questo che io ho rappresentato come cosa difficile, di fare tutta la linguistica prima di tutti i linguisti posteriori. Non è impossibile per una persona normale, ma per una persona geniale forse è possibile tutto. Dunque, non parlo di un imitatore geniale. Se era veramente un genio di tutti i tempi per l'imitazione, poteva fare questo. E questo è, se parliamo di una persona più vicina alle nostre idee di una persona normale, sarebbe comunque quasi inimmaginabile. Allora, perché
Certo che un imitatore, anche intuitivissimo, anche fortissimo, deve comunque avere il tratto che imita almeno 1, 2, 3 volte nell'originale. Senza questo non ha il fondamento, perché non può inventare. E nella cronaca ipaziana, che ha la lunghezza di 318.000 parole, una volta su questo corpo abbiamo sa invece di sa, così, una forma uriedivsa invece di uriedivsa. Una volta su 318.000 parole. Non è uno sbaglio per caso, perché, come sanno coloro che studiano il russo, questa è la pronuncia di sia abbastanza espansa in russo anche oggi in certi dialetti, e anche nella forma letteraria, se è possibile, radilsa e non radilsa, umilsa e non umilsa. Dunque, questo è il fenomeno, infatti, dialettale. Presente, lo ripeto, una volta in tutto, ancora qualche anno fa sarebbe molto difficile di stabilire questo, ma con i computer è una cosa semplice di fare una domanda all'ipaziana: quante volte abbiamo sa e quante volte sa alla fine? E la risposta è una volta. E la stessa cosa, lo stesso cambio si riscontra nel cantare di Igor, ancora una volta. Allora, si può supporre che il nostro imitatore doveva non passare dalla sua attenzione questo solo esempio, singolo esempio su 300.000, diciamo, se è intuitivo, dobbiamo dunque pensare che non è coscienza, è subcoscienza, forse, che cosa, non sappiamo esattamente come si produce. Ma perché anche no? Ma perché è un esempio di un elenco abbastanza grande, di effetti rarissimi, come una volta o due volte nel tutto il grande volume di questo cronaca ipaziana che lui aveva riprodotto, per vedere un pochino se è possibile o no. Rivengo sul momento dove mi sono fermato. Pensiamo forse anche che ha potuto questa persona di imitare la lingua dell'ipaziana, ma l'analisi più completa, come ho detto, mostra che comunque tutti i tratti del cantare di Igor non possono essere spiegati dalla presenza di questi tratti di ipaziana. Esiste un piccolo, ma comunque abbastanza importante, elenco di tratti che sono presenti nel cantare di Igor, ma sono assenti dall'ipaziana. Possono essere trovati in altri manoscritti, sì, ma non nell'ipaziana. Per esempio, il tipo di grafia, di ortografia, non coincide assolutamente con l'ipaziana, coincide con qualche altro tipo, altri manoscritti di questo tipo. Dunque, anche quest'idea, difficile che fosse, quasi inimmaginabile, non basta. Questo imitatore doveva usare non un solo originale, ma e neanche due, due, tre o forse più originali, ma non così, per così dire, indifferentemente, ma li uni per
certi tratti grammaticali, gli altri per altri tratti grammaticali, i terzi per i terzi. Nessun precedente di un'analogia, di un'imitazione di questo tipo non può essere in nessuna sfera, né nei testi, né per i pintori, no. Dunque sarebbe assolutamente senza. Dunque la soluzione, la conclusione è semplice. Un imitatore geniale potrebbe fare tutto, un imitatore normale non, è praticamente immaginabile di fare questo. Dunque rimane l'ultima linea, non l'imitazione imitazione intuitiva, ma l'imitazione cosciente, linguisticamente fondata. Ciò vuol dire con tutte queste conoscenze già formulate, studiate, eccetera. In questo caso la genialità deve essere non meno grande, perché, come ho detto, la linguistica appare solo qualche linguistica storica appare, anche gli inizi della linguistica storica appartengono a un periodo di qualche decina di anni dopo, molte decine di scoperte che sono necessarie per riprodurre questo, sono fatte 100, 150 e anche a volte 200 anni dopo questo periodo. Per esempio, due esempi bastano. Il primo esempio è che in questo testo è presente la cosiddetta grafia della seconda influenza meridionale, slavo-meridionale, che esige la scrittura, diciamo, di IA invece di IA, AA invece di AIA, eccetera. Ebbene, questo è il tratto che è infatti è presente solo in questo periodo, perché non c'è prima e non c'è dopo. È un'influenza della scrittura bulgara e serba, che appare solo dopo la sconfitta di Kosovo e l'occupazione della Serbia, della Turchia, quando gli scrivani serbi fuggono in massa verso la Russia e apportano questo sistema di grafia adottato dunque in Russia, che teneva durante questi secoli medi, ma che spariscono dopo e non sono presenti neanche. Dunque, un scrittore, un falsificatore che appartiene per la cronologia a un punto così, verso 1800, non poteva per esempio prendere nessun manoscritto del suo tempo, doveva prendere come originale solo i testi di questa colonna. E a dire, a notare ancora una volta che la cronaca epiziana non contiene questo tratto. Allora, questo tratto era scoperto dal grande filologo russo Aleksandr Sobolevskij negli anni 90 dell'Ottocento. Allora, 100 anni dopo, ma il nostro falsificatore sapeva già e sapeva utilizzare queste conoscenze correttamente per fare un certo numero di scriptiones di questo tipo. Un altro esempio, già ben conosciuto della lezione precedente, è la legge di Wackernagel. La legge di Wackernagel, che era scoperta da Jacob Wackernagel negli stessi anni 90 dell'Ottocento, era se
supponiamo che questa era una persona che seguiva il modo linguistico, era già conosciuto dal nostro falsificatore, perché idealmente osservata nel cantare di Igor, compreso la posizione di Sia, della quale ho parlato l'altra volta, la posizione di Sia nel cantare di Igor corrisponde perfettamente alla situazione antica. Mentre per esempio in Zadonshina non c'è niente di questo. Zadonshina è un testo assolutamente nuovo, Zadonshina appartiene chiaramente al tipo più tardo. Ecco dunque due esempi di grandi scoperte che dovevano essere già conosciute da questa persona. La persona la più, come dire, corrispondente a questa idea di un grande linguista dei tempi precedenti alla linguistica storica moderna è appunto l'idea di Kinnan con Dobrovsky. Ma esiste un buon articolo della slavista russa e dopo americana Strahova, molto convincente, che ha analizzato, aveva analizzato tutto il testo di Dobrovsky per vedere che in una decina di punti Dobrovsky dava le indicazioni grammaticali incorrette, dove nel cantare di Igor gli stessi punti corrispondono perfettamente alla situazione antica vera. Dunque anche un linguista così forte come era Dobrovsky, ma comunque di un'epoca molto alta, non conosceva tutto ciò che doveva conoscere il compositore di questo testo. Allora ecco il risultato linguistico. Ancora è decisivo o no? No, non credo che sia decisivo, perché la possibilità di un genio nascosto, io non posso escluderla. La gente umana è tanto diversa che forse anche un tipo così straordinario poteva esistere, ma sottolineo, se esistesse, era un personaggio senza precedente. E anche non solo per le sue capacità assolutamente incredibile per noi, ma anche per la sua moralità straordinaria, perché avendo fatto tutte queste scoperte, anche una sola di queste scoperte basterebbe per le altre persone, per una gloria, forse anche se non in secoli, almeno abbastanza lungo. Ha voluto, per una ragione assolutamente inspiegabile, non lasciare nessuna parola né ai suoi nipotini, né che lui era tanto era il più grande genio forse di tutti i tempi. Ancora una volta, forse anche la natura umana permette anche questa posizione, ma con la piccola possibilità di questa, dell'esistenza di una natura che combina la genialità dell'effetto e questo tipo di attenzione, di volere coscientemente una assenza assoluta e eterna di conoscenza di qualcuno, di ciò che di questa persona esistesse, allora in questo caso è un falso, in tutti gli altri casi no. C'è tutto. Volevo dire, ecco, io penso che tu te l'hai
ci saranno domani interventi. Volevo solo dire una cosa, che sarebbero tante cose da dire, adesso è bellissima. Ma ringraziamenti dopo col bicchiere di vino, con il brindisi. Adesso un aneddoto che mi raccontava ieri sera che è significativo. Qualche anno fa, o pochi anni fa, era una volta a cena a casa sua Lotman, Uspensky, e Uspensky il fratello, matematico, per noi il fratello, anche matematico con grandi interessi anche umanistici, e a un certo punto le ha chiesto il fratello Uspensky, morì, no? Il matematico ha chiesto. Il matematico, sì, il matematico, sì, deve essere. Vabbè, il matematico ha chiesto ad Andrea Tolvi, Andrea Tolvi, mi dica la verità, ma lei cosa pensa? Lo so, è autentico è un falso? E lui ha detto, beh, insomma, chieda qua ai vostri due più grandi esperti, Lotman, e chiede a suo fratello, immagino di aver detto, e io sono linguista, insomma, non si è espresso. Allora lui ha chiesto a Lotman, e dice, allora dimmi, è autentico o è un falso? E Lotman ha risposto subito, certamente autentico. Allora dopo si rivolge al fratello e dice, e tu cosa pensi? E Uspensky, quello che noi conosciamo, ha detto, certamente un falso. E i due che insieme hanno scritto tutti quei libri che conoscete, hanno fatto quelle analitiche ricerche, per dire, avevano questa visione diversa, perché certo è così difficile, ma c'è una continuazione, per questo che racconto l'aneddoto, perché recentemente, dopo l'uscita di questo volume, Uspensky ha detto a Andrea Tolsi, il nostro Uspensky ha detto a Andrea Tolsi, ci ho ripensato e questa volta sono arrivata alla conclusione, dopo aver letto, che effettivamente sia autentico. Questo è molto, molto, molto carina questa cosa. Adesso lascio aperta, apro la discussione, però vorrei dire una cosa, che ieri poi Andrea Tolsi si era ammaricato di non avere detto, che mi sembra molto importante, a proposito dell'argomento ieri dei critici e della posizione dei critici. Vi ricordate quello che anticipavo prima, che dicevo riassumendo la lezione di ieri? Riassumendo, non anticipando, dicevo come appunto una scoperta importante di come i manoscritti slavo-friesiatici non riflettano così come tradizionalmente si pensa la situazione del più antica, ma a volte invece sono fortemente, diciamo, inficiati dall'imitazione greca. Ecco, questa cosa, che un'altra cosa che lui ha poi studiato, che ieri non ha detto, ha analizzato le vite di Cirillo e Metodio e ha scoperto che nelle vite di Cirillo e Metodio, opera come sappiamo originale, non imitazione del greco. Appunto Metodio. Di Metodio, sì. Perché la vita di Cirillo non è conservata in una forma iniziale. Recensione serba. Vabbè, allora nella vita di Metodio, in particolare, la vita di Metodio, che è appunto opera slavo-friesiatico puro, no? Per dire, dal nostro punto di vista, però dal punto di vista dei critici in particolare, del SIA, è più arcaico, più simile alle lettere su corteccia di Petulla di quanto lo siano i Suprasiensis o l'Asimaniano o che volete. Ecco, questo mi sembrava una cosa così veramente sconcertante, ecco, eppure è così, questo mostra, questo l'ha studiato in un altro. E voleva dirlo, allora adesso grazie. Un'altra cosa, ho trovato un messaggio in telefono di Remo Faccani, professor Faccani, in cui prega di dire che lui ha controllato quei pagliai come traduzione di Stagano e che aveva ragione, o se non altro l'aveva preso da Ripellino, quindi una fonte autorevole. Mi dispiaceva che era stato un po'. Okay, questo è uno scherzo. Allora, quindi, aspetta, abbiamo la discussione. Una qualche domanda anche. Forse posso fare una domanda da quanto può aver inciso, e se in genere è inciso, il passaggio dal presunto manoscritto di Musin Puschkin alla stampa e alla copia di Caterina II, per quel che riguarda appunto le particolarità grafiche e grammaticali, insomma, linguistiche. Se
fossimo noi presenti a questo momento, certo cominceremo a fare così, studiare la paleografia, eccetera, eccetera, ma da prima nessuno sapeva che ci sarà l'incendio di Mosca fra qualche anno, dunque non si affrettava, ma il primo, c'era ancora un'epoca dove non capivano come noi capiamo oggi l'importanza di tutto questo. Sfortunatamente il numero di persone che hanno visto questo manoscritto, questo cantare di Igor originale, è molto ristretto, forse 5, 6 o 7 persone. Dunque, per tutto coloro che credono che si poteva essere un falso tale, che non esisteva neanche questo manoscritto, era un'invenzione, si deve supporre una congiurazione di un certo numero di persone, compreso il grande Karamzin, ma tutto questo comunque non è molto probabile, ma questo è un altro lato della storia, ma nessuno di loro si interessava ai momenti tecnici, solo il contenuto del testo facevano. Per esempio Karamzin fortunatamente ha fatto un certo numero di citazioni per il suo lavoro, che sono preziosissimi, ma una volta che si può supporre che Karamzin era anche congiurato, in questo caso dobbiamo ma per l'analisi di tutto ciò che sarebbe preziosissimo per noi oggi, no, nessuno la prima idea di questo tipo è venuta a Kalajdovic nell'anno 1821, dunque 9 anni dopo l'incendio. E una curiosità, questo tratto dialettale sa al posto di sia, sì? Che compare una volta sola, ma è una curiosità mia, ma non è un po' strano che scatti una volta soltanto un tratto dialettale? Ma esistono anche manoscritti dove questo non è tanto raro. Io ho parlato del manoscritto che è generalmente considerato come l'originale principale per coloro che credono che sia una copia, un'imitazione dell'Ipaziana. Si può trovare dei manoscritti dove questo si riscontrerà più frequentemente. Andrea Androvic, volevo chiederle, secondo lei, qual è l'argomento più valido di Zimin? Infatti Zimin... Zimin è storico, dunque la parte linguistica di Zimin è debole, dunque, ma inizialmente lui quasi si interessava poco, e come fortunatamente la maggioranza degli storici non prestava molta attenzione al lato linguistico. Lui scrive per esempio che sarebbe uno sbaglio, un errore di credere che nella Russia della fine del Settecento non c'erano persone educate. E questo di essere persona educata gli pareva abrazovani, sì. Una formazione per essere capace di fare questi testi. Lui scrive che certo questa persona di Iuoil Bukovsky, di cui il parla, a cui la scrive di essere l'autore del testo, poteva bene usare il lessico antico.
Dunque, quest'idea che il lessico è il tutto che è necessario per fare l'imitazione dell'antico documento, il buono lessico, negli occhi di Zimin bastava. Dunque, questo lato non va bene. Dunque, i suoi argomenti erano in gran parte testologici. Io non ho toccato molto questa parte perché è molto complicata di spiegare tutte queste discussioni testologiche sarebbe forse due conferenze come questa, perché esiste una complicatissima situazione con diverse copie di Zadonshina. Esistono 6 copie di Zadonshina che noi conosciamo, tutte tanto diverse una dall'altra, che c'è un grande problema di immaginare un testo iniziale. E con queste diverse teorie di ciò che come si è formato il testo di Zadonshina, si può essere anche usato, può essere usato per supporre che il slovo polku igru doveva essere composto se una di queste teorie della formazione di Zadonshina, ma possibili sono 2 o 3, è vera, in questo caso il slovo sarebbe posteriore alla Zadonshina, ma è questo in un modo molto schematico, perché per dire tutto sarebbe molto lungo. Ma posso anche comunque dire una cosa anche in questo che è molto difficile per Zimin, sarebbe anche nel suo campo di testologico, che infatti se compariamo diverse copie di Zadonshina con slovo polku igru, vediamo un fatto sorprendente, che esistono ciò che si chiama coincidenze individuali o speciali tra il cantare di Igor e ognuna di queste copie, dunque, che non sono presenti nelle altre copie. Si capisce che vuol dire che per il falsificatore non bastava avere una copia di Zadonshina, perché le coincidenze con 5 altre sarebbero inspiegabili. E per questo una persona che suppone che la Zadonshina era l'originale per il cantare non può proporre un manoscritto reale di Zadonshina come originale, deve pensare a una copia che esisteva ma che è sparita dopo, forse anche nell'incendio, non so come, ma ho non trovato fino a questo giorno, che era nelle mani del falsificatore e che era tanto buona che riuniva le buone letture di 5 altre, mentre tutte queste copie che restano non sono buone, sono tutte più o meno, infatti piene di errori, il testo è in uno stato molto più cattivo che il testo di cantare di Igor. Il testo di cantare di Igor è praticamente buono dal punto di vista, con non molti errori. Intanto per la Zadonshina appunto questa situazione. E dunque queste ipotesi sull'ipotesi sull'ipotesi su un testo che non si vede, che non esiste, che doveva essere conosciuto dal nostro falsificatore per spiegare tutto questo. Dunque fa anche nel questo lato, ma io non ho ben risposto alla sua questione, perché voi avete voluto che cosa era di più forte, io ho raccontato la parte piuttosto debole, io direi che il lato forse il più
simpatico del lavoro di Zimin era l'audacia, il fatto di non avere paura di fare questo in una situazione dove rischiava molto. E era veramente un entusiasta assolutamente sincero e con una grande capacità di cominciare a credere le sue idee come se, è una cosa abbastanza frequente, anche simpatico, ma comunque era tirato molto lontano da questa sua idea. E dal punto di vista, con un'analisi secca, così senza passione, si vede che ci sono molti momenti dove logicamente non basta per passare da un livello a un altro come fa Zimin, ma l'insieme di questa storia comunque ci dà una grande simpatia per lui. Cercato la verità comunque? Sì, sì, certo, ah, certo, era un ricercatore della verità e questo è sicuro. Me ne vuole ricevere? Sì. Premetto che mi ha intrigato molto la storia del genio. ma si potrebbe ipotizzare invece di arrivare a personaggi, a figure comunque già note come Camaranzin, Dombrowski, invece che sia una persona, un copista di un monastero che ha soltanto copiato questi manoscritti e l'unica lingua che conosce è questa ed è riuscita magari a riprodurla, e che magari la sua lingua normale fosse quella, cioè, no, la sua lingua normale era la forma della lingua del Settecento. Cioè vuol dire in molti dettagli abbastanza delicati, sarebbero una differenza assolutamente chiara per noi linguisti comparata ai secoli, diciamo al XV, XVI secolo. Dunque, un monaco così senza pretensioni, facendo la sua lingua, sarebbe visibile immediatamente. Ma sono state fatte delle ricerche nei monasteri in tal senso? Magari anche un'altra, non lo so, qualche traccia di qualche copista che fosse particolarmente dotato? Anche dotato, sì, ma si vede fino a che grado dotato. Questo è il collega catalano, che sarà in cieco, Posso dire una cosa a questo? Tutta questa genialità, tutto possibile, diceva. E lo Zoccoli? Cos'era? Un genio del nord-ovest? Nord-ovest, sì. Sì, ma come faceva a sapere fare lo Zoccoli? Cioè, che avesse saputo, non aveva trovato, dove aveva trovato tracce di Zoccoli? Non erano così? Sì, sì, le tracce di Zoccoli sono presenti nei manoscritti di quest'epoca, se sono riscritti in questa regione. Dunque, non solo doveva orientarsi su questi testi, a indicare. No, solo lo trovava. Solo, certo. Capiva da dove veniva, quindi. Ecco, dunque, infatti, non ho detto questo, ma dico per esempio, questi secoli, questa regione dialettologica, l'altra, tutto ciò lo sappiamo solo dopo. Quante ricerche a notare che nella grande maggioranza dei manoscritti russi non c'è data in testo, dunque non sono datati, dunque e anche oggi di datare un manoscritto è un lavoro che esige una qualificazione molto, molto avanzata e a volte c'è un problema. Di immaginare questa capacità, io non ho parlato neanche di questo, perché, ma questo è il fondamento, perché se imita, diciamo, questo di da prima, deve riconoscere che questo è il secolo più tardo, che questo, come mai potete farlo? Due manoscritti, quale è più antico? Certo, un linguista immediatamente metterà in marcia le sue conoscenze dello sviluppo
sviluppo, ma l'idea stessa dello sviluppo linguistico appare soltanto nel Novecento. Nessuno ancora nel Settecento sa che le lingue si sviluppano, che ci sono cambiamenti fonetici, eccetera. Tutto questo doveva arrivare lui stesso. A immaginare. Per questo io dico, per questo penso qualcuno che l'avesse proprio dentro, cioè che conoscesse questa lingua. Sì, sì, dunque questa idea di copiare sarebbe possibile. Ebbene, non sa niente, copia un manoscritto che ama. Ma no, non esiste un manoscritto solo che possiede tutte queste tratte. Magari non solo, certo, comunque con sto, solo no? Non è la fantasia più assoluta, quindi. No, ecco. Io volevo fare due domande dal punto di vista cieco, visto che adesso Kinnan ha tirato in mezzo Dobrowski e poi probabilmente lei conosce l'altro caso famoso dei falsi poemi, no? Nel senso tutto l'Ottocento cieco è andato avanti come battaglia sulla falsità verità dei manoscritti ciechi che sembrano stati scritti da questo Hanka. Io ho un caro professore che poi è morto senza aver pubblicato questo lavoro, che aveva fatto lo stesso tipo di ricerca, comunque simile, applicato a questi falsi manoscritti di Hanka, e lui era arrivato alla conclusione che se non avesse saputo prima che erano falsi, da questo punto di vista non sarebbe arrivato molto, molto lontano. Quindi mi chiedo, è realmente, perché la mia idea, io faccio oggi il falsario, cioè io prenderei 6 manoscritti, li metterei sul tavolo e prenderei determinate cose un po' da uno, un po' dall'altro, eccetera. Quindi, credo che io riconoscerei. Il cieco non l'ha mai ammesso di essere stato lui, ci sono voluti 100 anni per dimostrare che è questo, quindi, e non era un genio assoluto dal punto di vista linguistico, eppure linguisticamente che sono dei falsi non è stato proprio dimostrato, è stato dimostrato dal punto di vista testuale. Però questo volevo solo dire così, en passant. I ciechi infatti dicono che i russi sono stati più furbi, hanno bruciato il manoscritto, noi siamo più ingegni, ci siamo tenuti in mano. D'accordo. E ci siamo no. Togliati, insomma. L'altra domanda che era quella più seria, Kinnan, io ho visto solo, non ho letto il libro, però ho visto una sua conferenza, lui in realtà... A Pisa, esattamente. Certo. Quella di Dobrowski mi sembra una cosa che lui si è un po' inventato, così, un'americanata diremmo noi in italiano. Però una cosa che mi sembrava interessante, e le chiedo a lei come linguista, cioè lui sosteneva in quella conferenza, l'ha detto poi a Praga e in altre, di aver rilevato un numero, che poi non ho capito se erano 15 o 50, nemmeno lui mi sembrava sicuro, di boemismi in quel testo, e secondo me da quello lui era partito. Ora, non mi sembrava avere delle competenze linguistiche proprio eccezionali, però chiedo a lei come linguista, cioè, quel suo ragionamento dei boemismi portava da qualche sì, parte? Sì, o no? Sì, ho analizzato abbastanza... non dico pienamente, ma comunque lungamente, tutti gli argomenti di Kinnan, compreso tutti i suoi boemismi. È un po', come dire, forse sarebbe, suonerà un po' troppo forte che dirò, ma io dico, lui propone una lista di 60 boemismi, 60, non 6 o 5, ma 60 boemismi nel suo polku. E anche non è, questa lista nella fine del libro di Kinnan non è completa, perché nel testo si trovano anche altri boemismi, dunque io direi che infatti anche più di 60. La dichiarazione che mi posso, che posso permettere è la seguente: non ci sono boemismi in questo cantare. Uno per uno io dichiaro che questo è una falsità linguistica. Se volete qualche esempio, è vero che 3 o 4 sono un po' più forti, ma comunque non più che possibili.
Boemismi certi non ci sono, questo lo dichiaro con tutta la responsabilità. È una mania, si può dire, di boemizzare tutto ciò che vede. Come linguista, fortunatamente, Keenan non è una persona qualificata, infatti la parte linguistica non occupa molto luogo nel suo testo. Ecco un boemismo per lui importante. Nel testo di Slovo o Polku esiste il verbo «vieyeć», soffiare, il vento soffia, e lui dice è un boemismo perché in russo «vieyeć» si dice solo quando il vento è debole, mentre nel testo di Cantare è un vento forte. E in ceco «vieyeć», «vati» può significare anche l'azione del vento forte. Così, non ancora il tempo di sorridere, perché forse sorridere perché è un po' debole come argomento, è vero, ma non guarda i testi antico russi, dove trova immediatamente esempi di ciò che «vieyeć» in antico russo aveva assolutamente lo stesso spettro di significati che nel ceco, perché ci sono esempi come «terribili venti «vieyeć» in un paese di tale e tale». Dunque la comparazione è assolutamente illegale, per così dire, con il russo moderno, che è veramente cambiato, anche che è di una finezza questa differenza, anche se non fosse un argomento non troppo debole, ma in questo è assolutamente non ha controllato l'antico russo con i suoi fatti, che il ceco praticamente 800% dei cosiddetti boemismi sono i casi dove il russo moderno ha un po' cambiato il significato, ma il russo antico aveva lo stesso significato che l'antico ceco. Allora, piuttosto il contrario. O anche a volte, sfortunatamente, le cose a far come dire a lamentare, la parola rano. Rano, che significa in russo moderno presto, rano utram, per esempio, ma nel testo del Cantare di Igor significa non presto, ma appunto rano utram, rannim utram. Ancora una volta, vedete della sfumatura che basta per lui, ma mentre in ceco è vero che rano, la stessa parola significa rano utram. Ma ancora un piccolo dettaglio. Supponiamo che tutto è così, ma la parola rano assolutamente nello stesso significato che il Cantare di Igor è presente nel Zadonshina. Tutto. Dunque, se è un boemismo, dunque ci sono boemismi nel Zadonshina. Così, due esempi, ma ho dichiarato comunque non ci sono nessun boemismo sicuro, tre o quattro che potrebbero essere boemismi se per altri metodi fosse provato che era un cieco di scriverlo. In questo caso potrebbero credere che questi possono essere considerati come tali. Come prove individuali separate,
Questo ci dà niente. Secondo Keenan esiste anche un italianismo nel slovo polco igre, ma è una cosa aneddotica. Posso anche dunque, se volete, la indicherò. C'è una frase: стреляет салтаны за землями. Il principe di Galizia стреляет алтаны за землями. Земли sono страны, dunque dunque l'idea стреляти салтаны за землями, dunque il tanto tanto potente che devo poter sparare su i saltani che si trovano dietro le terre. Allora, Keenan ci dice che saltani non è la parola che tutti credono di essere, saltani anche, infatti, nel testo, saltani za zemljami. Non è la parola che significa il sultano, ma che è l'italiano altana. E dunque è l'altana che è costruita su un palazzo, e di questa altana questo nostro principe spedisce le sue frecce. Allora, dunque, è così, ma non so, nessun dizionario italiano indica un'applicazione militare di una cosa come altana, costruzione barocca, diciamo, altana infatti era presa in prestito da molte lingue europee, dal tedesco, dal ceco, ma sempre nel significato di bisietka. A che cosa corrisponderebbe oggi? Sì, certo, non nullamente militare, appunto il contrario. Ecco, ma tutto questo è incredibile, anche che l'idea di Keenan è assolutamente fantasiosa, che tutto questo era mandato da Dubrovsky da Praga a Mosca in una lettera, e dopo i suoi congiuratori hanno trasformato questo in una forma, non hanno capito che era saltani, hanno creduto che erano saltani, eccetera. Voilà. No, sfortunatamente il libro di Keenan è, come dire, fanatico, alla fine, ma, esiste una, ma è grosso, funziona per il fatto di indicare 500 fatti per la sua idea. Annihilando assolutamente e tacendo tutto che cosa può contraddire. È piuttosto un po' il lavoro di tipo buon giornalista, non so, ma è vero che ha spento anni e anni con questo, ma la sua forza è la sua ostinatezza, perché queste critiche gli erano date già 10 anni fa. Esiste un bel articolo di Ingham
il suo compagno di studio che scrive appunto di questo carattere ostinatissimo, di fatto che neanche le minime correzioni che erano proposte nella sua costruzione erano adottate neanche per un errore, diciamo, di un verbo. Dunque, posso continuare, ma basta. Va bene. Bene, allora posso aggiungere un aneddoto io sui boemismi, che anche nel nostro vocabolario manoscritto autentico, perché è Nansur, avete visto, secondo i pochi studi che ci sono stati, quando stiamo mettendo online, nel Tanzi in Ganzanotti, che si parla di boemismi, quando c'è qualcosa che non si capisce, non si sa, è molto curioso, però è autentico, e si vedrà la direttologia croata, si occuperà di capire meglio queste forme, così. Comunque, allora, adesso la ringraziamo ancora, anzi la ringraziamo, facciamo un momento conviviale e un brindisi, qualche cosa, va bene? Grazie. Volevamo fare un brindisi e ringraziare e salutare Zelesiak dopo questi 3 giorni appassionanti e generosi che ci ha regalato, ma non solo. Il fatto è che quest'inverno qui sono stati dei lavori nel cortile. Mi pareva che c'erano problemi di taracani, no? Di caracani, che hanno scavato, ma spesso devono scavare nel cortile, chissà ancora il futuro. E scavando così abbiamo trovato una cosa. E come l'abbiamo vista, abbiamo detto, visto che deve venire Zelesiak, aspettiamo ad aprirla e la diamo a lui e vediamo cosa c'è. Credo è il primo che l'apre, non sono autentico, adesso non cominciamo. Che carina questa cosa. Somigliano. Sì. Oh, ho spado ie. Oi. Ce la legge? Ci sarà un boemismo, sì. Sì. Grazie. E questo era un piccolo regalino da me, ma ce la legge così anche gli studenti. Поклоняние от Падуе Залезнякові, еже ты нам отдаяли, а то мы прияли. Дезимезе антиконоградяли. А ныне тебя благодарствуемо. E sei ti dar da huiemo. Con i critici giusti. Sei ti critica ci ti vacarnagheliana. Suo posto. Certo. È giusto perché si parlava di falsi. Quando è facile. No, questa è una sfida un po' inonesta. Una sfida non completamente onesta. Bene, adesso siamo con questo. Ragazzi. E dopo vediamo. E c'è qua dietro la mia schiena. Sì.
E siccome è anche il suo compleanno fra un po', giusto? Sì. Che non vada a buttarla via. Il disegno iniziale con la croce, no? Questa è la Padouille, la desinenza antico nostradiana, se no deve essere Padouille. La desinenza dell'animato salesiano, di tutto ci abbiamo messo dentro, domani a Luisa, ci siamo divertiti un sacco, tutte le particolarità. Visto che è il mio amico padovano dal 94, quelli del bello però non è buono. Ecco, e allora cin cin, come si dice in italiano, grazie mille. Non ci sono.